Quando si posso andare? Era iniziata la registrazione? Molto bene. Allora, bene, buonasera, grazie di essere intervenuti. Vedo facce nuove, mi fa piacere, quindi persone che possono conoscere questa nostra bella libreria nella quale l'Associazione Amici del Gabbiano ha il piacere di fare le proprie iniziative, ovviamente a sostegno di questa pezzo di storia di Trezzo, perché la libreria Gabbiano, per chi magari non sapesse, è veramente un pezzo di storia di Trezzo, c'è da circa 40 anni e combatte ogni giorno, ogni mese per resistere e sta resistendo ed è bella perché comunque è una libreria che a Trezzo è amata ed è apprezzata. Spengo il Quindi grazie di microfono essere così sarete intervenuti, spediti. grazie a Cristiano. Rubo pochi minuti, una trentina. Concludiamo questa sera il nostro percorso come espressione del territorio in molte fedi sotto lo stesso cielo. Vogliamo quindi, prima di tutto, ringraziare le Acli di Bergamo e molte fedi per averci accolto in questa grande proposta alla quale abbiamo portato il nostro piccolo contributo. Quest'anno abbiamo avuto l'onore di ospitare persone, delle belle persone, che hanno dato tanto ai trezzesi che hanno saputo cogliere l'occasione. Questo è il terzo evento. Nel primo evento abbiamo avuto con noi Mario Calabresi e Daniele Rocchetti. Nel secondo evento Elena Granata. Probabilmente molti trezzesi hanno perso delle ottime occasioni, ma tant'è. Siamo particolarmente contenti di concludere con Cristiano, perché vuol dire che questo territorio non solo si fa tramite, ma è origine stessa di Una una proposta proposta. di riflessione. Se avete letto sui social quanto ha scritto Cristiano per presentare questo suo dono, penso che siate tutti ansiosi di ascoltarlo e quindi implicitamente mi state suggerendo di vincere la mia tentazione alla senescente prolissità. Ovviamente non capisco l'invito. L'anzianità rende duro d'orecchio e di cervice. La parola. Questo prezioso strumento che è uno tra quelli alla base della nostra evoluzione, secondo Harari, ci ha consentito di immaginare cose che non esistono e di crederci, unendoci o contrapponendoci. E che secondo Vallejo, nel momento in cui è stata scritta in un libro, ha consentito il secondo scatto di civilizzazione. La parola però, se fosse una persona, vivrebbe sempre un'esistenza difficile e precaria. Dovrebbe in realtà servire a consentire a tutti di comprendersi, cioè se dico sedia, tutti noi comprendiamo che mi riferisco alla sedia che vediamo e che proviamo anche questa sera in una scomoda rappresentazione, se non sono proprio comode le nostre sedie, vi tengono, aiutano a tenersi svegli. Se invado con la forza uno Stato a me vicino per soggiogarlo, dico che dichiaro guerra a questo Stato. Oppure invece tento di imbrogliare l'umanità, cambiando il nome e chiamandola Operazione Speciale e mettendo in galera chi cerca di dire che il re è nudo e che quella è una guerra. Che poi ci siano dei finti gonzi che facciano finta di crederci solo per disonestà loro. La parola, non uso negro, ma non è che così il razzismo diminuisca. Non uso grasso, ma non è che il bullismo, il body shaming diminuisca. Se non cambiamo dentro non diminuisce. E così, cambiando solo in superficie, i razzisti, i bully, gli haters hanno buon gioco a schernire chi si accontenta delle modifiche superficiali e a sdoganare di più nuovo odio, nuovo razzismo. Uso per esempio la parola moda per edulcorare la imposizione di canoni estetici artefatti che cambiano ogni 6 mesi per intrinseca stupidità, non lo dico io, lo dice Oscar Wilde. E anche per formidabile resa economica per i padroni di quella parola. Dico amore, mentre massacro la mia donna che vorrebbe solo liberarsi della mia oppressione. Credo che farci accompagnare da Cristiano questa sera, percorrere strade che s'aprono improvvise per vedere le stelle tra le fronde, sia spendere bene questa sera. Bravi e furbi chi ha colto l'occasione. Perché la parola buona risuona sempre in noi. La parola buona è una cura. Curaci. Intanto,
Intanto grazie di essere venuti tutti questa sera e benvenuti. Io un po' leggo, un po' vado a braccio, sarà una serata così fra amici, anche se non vi conosco tutti, però in realtà questo voleva essere. Per prima cosa voglio ringraziare. Ah, sono io che ho dei problemi col microfono. Si sente? Se mi avvicino si sente. Per prima cosa voglio ringraziare, perché partire con un grazie è come accendere una piccola candela nel buio di una stanza. Ringraziare è ricordarci di quello che abbiamo, non solo di quello che ci manca. Quindi il mio grazie va prima di tutto a voi che siete qui questa sera e che insieme a me sarete luce di candela. Il mio grazie va all'Associazione degli Amici del Gabbiano perché sono i custodi della bellezza. E portano avanti in questi tempi fragili e difficili le occasioni di incontro, letture, corsi, proposte che possono far incontrare le persone. Quindi, se non l'avete ancora fatto, tesseratevi, perché è un modo di andare a contribuire all'associazione e a tutti questi incontri che loro propongono come grandi volontari della bellezza. Poi, grazie anche a molte fedi sotto lo stesso cielo, che mi permette di parlare ancora una volta di una fra le mie più grandi fedi, cioè l'affidarsi alla parola. E alla fine il mio ultimo grazie va alla libreria Il Gabbiano. 40 anni, penso che dal primo momento in cui è stata aperta la libreria io ero uno dei suoi frequentatori. E infatti è la mia libreria del cuore. E ci custodisce qui in mezzo alle parole. Infatti è bellissimo iniziare questo viaggio tutti insieme, in mezzo ai libri. Ecco, adesso posso raccontarvi di che cosa vi aspetta questa sera. Questo non è uno spettacolo, non è una conferenza, è solo un incontro. Fra le parole che vi leggerò, fra voi e me, una serata per stare insieme, per provare magari a farci delle domande, che è sempre bello, e a illuminare con un piccolo lumicino questo nostro viaggio in questa foresta che è lo stare al mondo. Io non ho nessuna risposta, però. Mi dispiace. Quello che ho sono solo un po' di parole che ho trovato sulla strada, un po' tipo come i sassolini di Pollicino, avete presente? Che lo riportano sempre a casa. Perché le parole sono i miei sassolini e mi salvano quotidianamente, sia quando leggo che quando le scrivo. La cura, ma io non sono uno psicologo, non sono un terapeuta, sono uno che legge non per erudizione o sfoggio di cultura, ma per sopravvivenza. Sono uno che scrive poesie, racconti, perché scrivere mi è necessario e mi fa conoscere chi sono. Sono uno che lavora con i bambini, i ragazzi, gli adulti da 30 anni, prima avendo giocato con loro al teatro, poi attraverso laboratori di poesia, narrazione o scrittura immaginaria, come mi piace chiamarli. E ora anche maestro qui nella scuola elementare di Trezzo. Ho lavorato festival, teatri, centri di aggregazione, cooperative sociali, comunità psichiatriche, licee, università, insomma, sono stato un po' dappertutto. E sono stato anche in diverse parti del mondo con associazioni di volontariato, per cui ho seguito dei progetti e mi hanno fatto incontrare meravigliose persone. E mi hanno fatto fare esperienze di come il mondo pianga e rida tutto insieme nella stessa maniera, indipendentemente dalle persone con cui ti trovi. E quindi, cioè, sono uno, insomma, che nel raccontare, raccontarsi, attraverso spettacoli, cortometraggi, romanzi, racconti, poesie e canzoni, ho trovato la possibilità di immaginare il mondo in un modo diverso, di provare a capire come essere migliori, come non fare del male. Perché, come dice lo scrittore polacco Gombrowicz, citato sempre da uno dei miei eroi letterari, e non solo letterari, che si chiama Giuliano Scabbia, Gombrowicz dice: coloro insieme ai quali canti modificano il tuo canto. Che è una frase veramente meravigliosa. Io sono anche un padre con una figlia di 13 anni, quindi alle prese con i suoi cambi d'umore, adolescenze, silenzi, risposte urlate, chiudo la porta della camera, non vi voglio più vedere, 3 secondi dopo abbracciami papà, ti prego, cose del genere. E qui dentro c'è un po' tutto quello che in diversi momenti ha guarito le innumerevoli ferite che a volte la vita ci riserva.
E per me è po' davvero raccontarvi quello che sono stati anche i miei maestri, maestri che a volte ho avuto la fortuna di conoscere e a volte invece li ho conosciuti solo attraverso le parole perché non erano più con noi. E spero di non annoiarvi troppo. Dicevo prima che la prima volta che ho provato a fare questa cosa durava circa 7 ore e mezza, poi ho detto forse mi devo dare una regolata e anche stasera magari salterò dei pezzi a seconda dei vostri sguardi, annoiati o meno, se vedo la gente che si addormenta. Anzi, se avete dei problemi, alzate la mano e mi dite adesso basta però. Perché è probabile che il mio entusiasmo, chi mi conosce lo sa, non guardo l'ora e sono passate 4 ore e mezza. Comunque faremo questo viaggio attraverso dei movimenti, una specie di sinfonia fra poesie, racconti, saggi, pezzettini di fiabe. Cercherò di prendervi per mano in una danza, un po' goffa, disordinata soprattutto, perché io, chi mi conosce anche questo sa, salto di palo in frasca, in questo senso proprio come un bambino, e perdonatemi se vi sembrerà di essere sull'ottovolante. Datemi la colpa di tutto, ma se solo una parola questa sera risuonerà dentro di voi, allora sarò felice. Se vi accenderete di un pochettino di domande, allora la serata per me sarà stata perfetta. Ah, a proposito, nel libretto di sala ci sono tutti i titoli dei libri, che non vi leggerò del tutto perché sarà ciclo di conferenze, 7-8 incontri sarebbero, che hanno ispirato la serata più o meno, o dai quali sono prese alcune delle letture che farò. Quindi se qualcosa dei brani letti vi piace particolarmente, vi corrisponde, potete ordinarli, fatelo qui, insomma, perché questa libreria ha bisogno anche di voi. Ecco, la lunghissima introduzione è finita, potrebbe essere finito anche l'intervento, invece vado avanti e possiamo cominciare. E lo faccio in una maniera che mi piace molto. Accendo. Le parole sono come le persone, bisogna conoscerle, entrare in relazione, spogliarsi. Spogliarsi dalla violenza dello sguardo, che dice continuamente mio, che dice continuamente io. Le parole sono come angeli e dobbiamo fare spazio al messaggero. Non conosco nulla al mondo che abbia tanto potere quanto la parola. A volte ne scrivo una e la guardo. Fino a quando non comincia a splendere. Mi piaceva iniziare con Emily Dickinson. Poi Jane Stillman, che è un altro degli autori che troverete nella lista, che a me piace molto, dice questa cosa: il miracolo di trovare le parole giuste, le parole che comunicano l'anima in modo accurato, dove si intrecciano pensiero, immagine, sentimento, ciò che nell'essere umano rappresenta la più complessa impresa psichica che si possa immaginare, sono le parole perfette. Le parole sono un miracolo, sono incantesimi, la cura, preghiera, l'antidoto al veleno, parole come semi trasportati in volo, parole come questa sera che fanno incontrare, che raccontano, che legano i cuori in indissolubili nodi, diceva Matteo Maria Boiardo nell'Orlando Innamorato, e che a volte attraversano il dolore e lo trasformano, perché ci mettono anche in comune, ci fanno stare insieme. Volevo leggervi, iniziare proprio con questa poesia di Roberta Castoldi, per questo bellissimo libro che si chiama La formula dell'orizzonte, edito da Anima Mundi Editore, e fa così. Guardare le parole da sotto, come le chiglie che scivolano, le parole in flotta, a gruppi, ad ogni parola il suo fondo, insieme al suo galleggiamento. Le parole davvero sono anche il fondo, ma sono anche il galleggiamento. E Gian Candiani, nella domanda della sete, dice un'altra cosa bellissima. Dice, un innesco di fuoco la parola, un'accensione simile al passo quando un piede lascia la terra, quando una sillaba lascia il silenzio, quando il passo è sospeso, quando il silenzio è rotto. Quando la terra è ritrovata, quando la parola pronunciata tace, in mezzo
la sospensione e l'attesa, il volo, forse. Aver fiducia nelle parole, nelle storie, nel raccontare, raccontarsi. Vi siete accorti di come non ci si racconti più? Di come è diventato meno usuale raccontarsi? Ci diamo solo informazioni di servizio, quando e se riusciamo ad incrociarci seduti a un tavolo per la cena o ai pranzi della domenica. Invece dovremmo forse preservare e conservare un momento in cui stare insieme, senza forzare le situazioni, ma ascoltare quello che succede, affinare l'attenzione. Sono appena stato in Israele e gli ebrei hanno il giorno dello Shabbat, che con tutte le contraddizioni del caso ha però una particolare funzione che forse abbiamo un po' dimenticato, cioè smettere con le attività ordinarie, col fare. Noi ne saremmo ancora capaci, non lo so. Oppure come facevano i nostri vecchi in cascina, che si raccontavano le storie davanti al fuoco e non partivano magari da quello che succedeva durante la giornata e poi diventavano racconti immaginari. Forse è una questione di pazienza, di strappare le erbacce e innaffiare tutti i giorni, nonostante la sfiducia del mondo che dice che non crescerà nulla. Piantare ghiande, come dice Antonio Catalano, un bellissimo racconto, parlando della dimenticanza dello scoiattolo che sotterra le ghiande per fare scorta di cibo per l'inverno, ma si dimentica poi dove le ha nascoste. E così le ghiande diventano seme, un germoglio e infine un bosco di querce. Sulla parola volevo leggervi una bellissima poesia di Gigi Gerzi, che è qua in sala con noi, che lui la saprebbe leggere meglio di me, però tenterò. I libri sono pane buono, sono barche, scialuppe, piccole astronavi, permettono viaggi profondissimi e velocissimi. Ogni libro è un paesaggio, cupo, fosco, contratto, lieve, incantato, svagato. Alcuni libri aprono la giornata meglio del caffè latte, aprono i pensieri e li portano in alto. Altri sono un campo di battaglia dove si lotta con il dolore, con la sua ferocia. Ed è buffo vederli lottare in altri tempi, in altri luoghi. Ogni tanto, in qualche libro, trovi un'anima gemella. Perché i libri sono pane buono e la digestione non è forzata. È una lenta assimilazione dei succhi, degli umori migliori. Certe frasi o passaggi dimenticati risaltano fuori all'improvviso. Animaletti guida nelle strade del quotidiano. I libri sono amici, ti aspettano, a volte per anni, nelle pieghe di una libreria. A loro piace essere chiamati per amore, non per obbligo. Quando la loro parola necessaria si unirà al necessario tuo cuore, allora succederà il miracolo. Diventeranno sangue, il tuo. E poi c'è un'altra poesia, sempre dello stesso libro, che è Alfabeti della gioia, che è uscito per Anima Mundi, e dice: il mio libro più prezioso è un libro di stoffa. Se lo apri, tra pagina e pagina, cade terra rossa. Ogni terra è un ricordo di un luogo che ho visitato. Nel mio libro più prezioso, alcune pagine sono fatte di pane, altre sono accartocciate, arse dal fuoco che a volte mi ha bruciato. Nel mio libro più prezioso non ci sono lettere, ma scritture di conchiglie, di semi. Ci sono ossi e pietre. Nel mio libro più prezioso una pagina è nera, ma di notte brilla di costellazioni. Nel mio libro più prezioso c'è l'impronta di una mano bambina che anno dopo anno si è fatta vecchia e alla fine nella stoffa un taglio. Secondo Jonathan Gottschall, che è l'istinto di narrare, molto bello, ve lo consiglio, sull'arte del raccontare e del raccontarsi,
uno studioso, ha fatto diversi studi proprio in diversi ambiti. Racconta anche di come i sogni raccontino le cose, di come noi ci raccontiamo agli altri, dell'individualità, dei nomi che ci diamo quando ci raccontiamo. E lui dice che l'uomo è uno storytelling animal, cioè un animale sociale che tra i suoi bisogni fondamentali, come il bisogno di nutrirsi e quello di proteggere se stesso e la sua prole, include anche l'istinto narrativo. Per il ricercatore americano, la nostra tendenza alla finzione, che è possibile esprimere attraverso qualunque mezzo narrativo, rappresenta la più antica e potente tecnologia di realtà virtuale, grazie alla quale l'uomo cerca di simulare e poi risolvere i grandi dilemmi della sua vita, sin dal momento in cui l'evoluzione dell'intelletto gli ha permesso in qualche modo di possedere e trasformare il mondo. La finzione narrativa ci permette in qualche modo di simulare le problematiche del nostro quotidiano, al fine di trovarne la più adatta soluzione. Questa tesi, che trova suo sostegno anche nel meraviglioso Noam Chomsky, specie quando il linguista e filosofo statunitense afferma che la struttura profonda delle storie, cioè i suoi nuclei tematici, si focalizzano sulle grandi difficoltà del vivere nel tentativo di superarle, che questa capacità di medesimazione negli stati mentali dell'altro, intesi questi stati mentali come l'insieme delle tue credenze, emozioni, desideri, intenzioni e pensieri. E quindi da dove cominciare? Da noi stessi, come sempre, presumo. Sono capace di ascoltare le storie degli altri, sono capace di ascoltare, di raccontarmi, leggo. Quanta polvere si è accumulata sullo specchio che riflette il mondo, sullo specchio che sono. Sapete, c'è una storia alla Zen dello specchio pulito, da spolverare ogni giorno per far sì che il mondo si possa riflettere al meglio e non attraverso le nostre abitudini e incomprensioni e stereotipie e ossessioni. Si parte da noi, dal principio, si parte dall'infanzia, che ci racconta Marco Balzano nelle parole sono importanti, dove fa uno splendido lavoro sulle parole e sulla loro etimologia, come storia e racconto della parola. Dice, l'infanzia è incapacità di parola, il tempo muto. E siamo noi che regaliamo le parole, oltre ai nostri gesti, ai figli, ai conoscenti, agli amici. E anche attraverso l'esempio possiamo fare questo, non solo attraverso la lettura in sé. Io avevo mio nonno che fumava e leggeva e fumava. Io fumo di meno di lui, ma leggo altrettanto. E lo ringrazierò per sempre. Proprio l'immagine di mio nonno che legge continuamente, seduto sul divano, sulle poltrone, a latta. E quando ci riusciamo noi regaliamo storie, che sono preziose. Dice sempre Gottschalk che è un'educazione sentimentale, emotiva, ma protetta. Per questo non dovremmo aver paura di toccare i grandi temi della vita o di edulcorare, come sta succedendo adesso, determinate parole. Perché nelle storie ci sono tutte le sconfitte e tutte le vittorie dell'umanità, da sempre. Non si capirebbe come mai leggiamo oggi Shakespeare, Saffo e le Metamorfosi di Ovidio come se fossero accadute stamattina. E le storie hanno la possibilità di dirci chi siamo attraverso un racconto che non è il nostro. Anche questa è una cosa importantissima per me. A volte è l'immedesimarsi in qualcuno che è fondamentale. Sono personaggi che non siamo noi. Penso che la parola fondamentalmente possa essere davvero il pontifex, cioè il pontefice che crea i ponti tra le persone. Balzano dice questa cosa bellissima, infatti non c'è ancora nella biblioteca, ma dice una cosa proprio bella, che è questa. Se la trovo. A scuola non ce lo insegnano, non con la chiarezza che meriterebbe, ma una parola non serve a indicare qualcosa, non principalmente. Se mi trovassi in un paese lontano, in cui si parla una lingua che non intendo, sarebbe improbabile che morissi di fame perché non so dire cibo. Non sarà immediato, anzi sarà stancamente
stancante, scusate, farsi comprendere, ma è quasi certo che troverò il modo di rimediare un pezzo di pane, un bicchiere d'acqua. Ho a disposizione del resto dei linguaggi non verbali, il dito indice, le mie stesse espressioni facciali e molto altro ancora che la necessità per giunta potenzia. Conoscere una parola serve prima di tutto ad avere l'idea di ciò che essa nomina. Idea è un vocabolo molto interessante perché è connesso con il verbo eido, scusate, io non ho mai fatto greco, che in greco significa vedere. La lampadina che nei fumetti si accende sopra la testa di chi ha un'illuminazione coglie perfettamente nel segno. Avere un'idea, infatti, vuol dire illuminare il buio, vedere davanti a sé qualcosa su cui sarà poi possibile costruire un ragionamento. Vagliarlo alle prove dell'esperienza, creare metafore per ampliare i confini del nostro discorso ed elevare la qualità del dialogo. Una volta appresa la parola e visualizzata l'idea che contiene, non solo saprò procurarmi con molta più facilità qualcosa da mettere sotto i denti, ma potrò trasformare quell'immagine in pensiero, ossia in materiale di riflessione. Può sembrare paradossale dire materiale, termine che attiene a tutto ciò che è concreto, eppure il pensiero è letteralmente proprio ciò che ha peso, corpo. In latino il pensum era la quantità di lana che le filatrici mettevano sulla bilancia. Perciò il senso metaforico si fa immediatamente chiaro. Pensieri e ragionamenti devono avere peso e sostanza, proprio come le parole. E poi c'è una grande amica, per me almeno, che è la poesia, che è anche una sorellina, mia mamma, un'antenata, che è un sollievo, uno schiaffo. La poesia che però salva la vita. C'è qualcosa della vita che non scompare, ma che si allontana. Semplicemente si allontana per un certo tempo, come un bambino che ha avuto troppi maltrattamenti eviterà di trovarsi in presenza dei genitori che lo maltrattano. La natura, la verità, la bellezza, la dolcezza, la lentezza, che sono state danneggiate, sono solo indietreggiate e diventano un po' più difficili da cogliere, da vivere. Troppo male è stato compiuto, ma non è irreversibile. Non credo all'irreversibile. Rimango molto fiducioso e lo sarò sempre. L'umano nel profondo è invincibile, incancellabile. Torneremo alle cose vive e vere, ma per questo occorrerà che si raggiunga il punto di estrema stanchezza. Occorrerà che non si possa fare altrimenti. L'uomo di oggi non è più cattivo di quello di ieri, è soltanto più smarrito. E questo è Christian Bobin nel Navitare poeticamente il mondo. Comprate tutti i libri di Christian Bobin, avrei dovuto fare solo una bibliografia per lui. Perché per lui abitare poeticamente il mondo è provare a non definire, non controllare, abbandonarsi, affidarsi, avere fiducia, fede. Se ci prendiamo cura delle parole, loro si prenderanno cura di noi. L'originario, quello che stava al principio, e l'oltre, sono qui. Il sacro del mondo è qui. Stare dentro alle cose, sensi allerta, attenti. Essere nella parola aperta, come diceva un mio grande amico Franco Loi. Tento di leggerla in dialetto. Scusami, Franco. Dentro la parola aperta mi ne perdi. Diventi rob del mondo, l'aria che passa, quella parola che sta dentro dell'aria e si fa chara yoc che sta nel tempo. E se mi parli, su no chi l'è che parla? L'è il vent che parla col me d'un sentiment che niente se fa del niente nel pensare. La vus che mi me chiama, me vegni dent. Dentro la parola aperta io mi perdo. Divento le cose del mondo, l'aria che passa. Quella parola che sta dietro l'aria e si fa chiara agli occhi che stanno nel tempo. E se io parlo, non so chi è a parlare. È il vento che si dice col mio sentimento. Poiché niente si fa dal niente. E nel pensare, la voce che mi chiama mi viene dentro. Dice ancora Bobin che il linguaggio poetico non separa, ma unisce.
La poesia, dice, è una scienza che non spiega niente, ma che ci è estremamente necessaria. Entra nel mondo come una casa amica e lo rivela. Perché forse contemplare il mondo è davvero prendersi cura anche del mondo, guardare, commuoversi, commuoversi. Cioè muoversi con. Bisognerebbe diventare occhi che aspettano altri occhi, perché il poeta è uno che sta in ginocchio, che è leggero, che gioca. Quando entreremo veramente nel mondo, nelle parole ci sarà una sospensione del tempo ordinario. Non so se vi è mai capitato. Si è nel tempo originario, nel tempo dei bambini, e si può fare e rifare il mondo attraverso le parole. E questa è una poesia che ho scritto per Fatma, che abita proprio qua di fianco. L'egiziana non conosceva nulla delle parole in italiano. E allora un giorno siamo andati in cortile ed è stato bellissimo perché raccoglievamo delle cose, lei raccoglieva delle cose e mi chiedeva il nome in italiano e io glielo richiedevo in arabo. E è nata questa cosa che fa un po' è pubblicata in un libro per il momento. A Fatma. Oggi abbiamo rimesso al mondo, il mondo, io e te. Gli abbiamo dato un nome. Il tuo indice puntato chiedeva, e questo? Questo cos'è? Io battezzavo le cose per te. Quella è una porta, rami, un seme, scale, un albero, le foglie. Un sasso quando è piccolo, una pietra quando cresce. E quando è più grande? Allora è una montagna. Poi anche tu mi hai restituito i nomi delle cose. Hai sussurrato il deserto, i vicoli stretti, il cielo d'Egitto, con quella lingua che soffia, si accartoccia, che salta. Mi hai mostrato il mistero della primavera, come se il mondo potesse durare per sempre, nelle tue mani piene di sete. Un altro modo di raccontare che a me è molto caro è la fiaba. Perché esattamente come succede nella poesia, anche se in altro modo naturalmente, penso che nella fiaba ci si senta veramente vicini al nucleo profondo degli affetti, alla madre, al padre. Per quanto mi riguarda era mia nonna che mi leggeva le fiabe nel letto al riparo del suo seno gigantesco Emiliano. E io mi sentivo al sicuro. E questo senso di protezione in realtà lo ritrovo anche adesso quando leggo delle cose che diventano davvero rifugio. Nonostante davvero la sciagura che abbiamo intorno, la tragedia, la morte, carestie, guerre, nelle fiabe c'è tutto questo. Sono tremende le fiabe, eppure sono così piene di possibilità. Sono degli strumenti, non solo per i bambini, penso, anche per noi adulti, per affrontare il viaggio. Nella fiaba tutto accade in un tempo senza tempo. Il tempo mitico, tutto accade nel passato, potrebbe accadere adesso. Adesso noi siamo i protagonisti, la nostra vita cambia tutto ad un tratto, per necessità, per fame, per magia, dobbiamo superare delle prove. Abbiamo paura del buio, del bosco, della strega, dell'orco. Adesso troviamo l'aiuto che ci occorre, un oggetto, la nostra anima che brilla nel buio. Nella fiaba impariamo a essere quello che siamo veramente. Calvino era convinto che in un'epoca così diversa dalle precedenti si necessitasse di un viaggio fra le fiabe, al fine di scoprire nuove versioni della realtà, di non dimenticare il mistero che si cela dietro i grandi e piccoli eventi umani. Le fiabe sono vere, vere in quanto sono prese tutte insieme nella loro sempre ripetuta e sempre varia casistica di vicende umane. Una spiegazione generale della vita, nata in tempi remoti, e serbata nel lento ruminio delle coscienze contadine fino a noi. Sono il catalogo dei destini che possono darsi a un uomo e a una donna, soprattutto per la parte di vita che appunto è il farsi di un destino. Le fiabe, diceva anche, sono nella loro sempre ripetuta e sempre varia casistica, sono veramente un catalogo di destini. La giovinezza, la nascita, che sovente porta in sé un auspicio, o una condanna, il distacco da una casa, delle prove per diventare adulti e poi maturi, per confermarsi nel mondo come esseri umani. E in questo sommario disegno tutto e soprattutto la sostanza unitaria del tutto, uomini, bestie, piante, cose,
è l'infinita possibilità di metamorfosi di ciò che esiste. Non leggerò questa sera Donne che ballano coi lupi di Clarissa Pinkola Estés, perché dovrei leggere di metà libro, ma se non l'avete ancora fatto, leggetelo. Lei è stata capace di leggere, non solo per le donne in realtà, il nucleo profondo di determinate fiabe e raccontarcelo in un modo che penso per gli uomini che vivono il tempo moderno sia molto interessante attraversare, alla faccia anche in questo caso di tutti quelli che vorrebbero distruggere metà delle fiabe, soprattutto quando diventano tragiche, privando i bambini, ma anche i ragazzi, della possibilità appunto di affrontare lo spavento in un modo che non è il loro, al chiuso di una stanza, con una madre vicino, con qualcuno che ti racconta qualcosa di tremendo, ma che te lo sa anche spiegare, cosa che forse abbiamo anche un po' dimenticato. Altro movimento che mi piaceva raccontarvi questa sera, poi quando siete stufi davvero alzate la mano, che era il movimento della natura propria, e cioè del chi siamo. I maestri taoisti spiegavano che ognuno nasce con una propria natura e che lo scopo della nostra vita è ascoltare chi siamo veramente e qual è il nostro vero nome. E perché troppe volte si cerca di essere quello che non si è, soprattutto in questi tempi, vorrei diventare come quello, come quell'altro, ma tu che cosa vorresti? E è un po' come c'è questo esempio, no? Lo sapete benissimo, del pinguino che nonostante sia un uccello è impossibilitato a volare perché la sua vera natura è nuotare. E c'è questa fantastica, almeno per me, pezzettino di Alejandro Jodorowsky, che dice la vita è il racconto, che dice: maestro, San Pietro lo dipingono con tante chiavi perché il paradiso ha tante porte? No, risponde San Pietro, ha una sola porta, strettissima. Tutte quelle chiavi non sono di San Pietro, ma di chi è già entrato. Ciascuno di noi riceve una chiave e solo con quella possiamo aprire la porta del paradiso. Non puoi entrare usando una chiave presa in prestito. E dove tengo la mia chiave, maestro? Ah, non te lo posso dire. Hai tutta la vita per trovarla dentro di te. Anche Bauman, Zygmunt Bauman, racconta una cosa bellissima. Leggo solo il primo pezzettino. Questo è l'arte della vita, ma in realtà anche di Bauman, secondo me, si potrebbe leggere tutto. Dunque, ognuno di noi è artista della propria vita. Che lo sappia o no, che lo voglia o no, che gli piaccia o no. Essere artista significa dare forma e struttura a ciò che altrimenti sarebbe informe e indefinito. Significa manipolare probabilità. Significa imporre un ordine a ciò che altrimenti sarebbe caos, organizzare un insieme di cose e eventi che altrimenti sarebbe caotico, o ascoltare una voce che le organizza, rendendo così più probabile il verificarsi di certi eventi anziché di altri. Anche se avete modo di leggere, magari l'avete già letto, nel romanzo che ho scritto La bambina, lei si dà molti nomi diversi, perché non sa il suo vero nome, lo scopo davvero di tutto il suo viaggio, che è una grande fiaba, anche se per persone un po' più grandi, è davvero affrontare diverse prove per arrivare a capire chi è veramente. Lei si dà diversi nomi, proprio come fanno gli attori, come fanno anche gli scrittori che entrano in altri ruoli, in altri personaggi. Non ve lo leggo il pezzettino, spero che voi vogliate le poi leggere voi. Perché essere molti appunto è un gioco da bambini. Facciamo che adesso sono la mamma, facciamo che adesso sono il cowboy e degli attori, degli scrittori, di chissà appunto immaginare delle storie, immaginare altro da sé e provare a calarsi nei panni degli altri. È un grande lavoro di trasformazione. Anche lì il primo racconto invece, scusate se mi cito, ma in realtà parto anch'io da me, del nuovo libro di racconti è proprio quello, lui che cambia continuamente chi è, si trasforma ogni volta. E poi c'è anche un bellissimo gioco sui ruoli che propone Rodari nella grammatica della fantasia. È incredibile come questa cosa vada insieme, cioè capire chi sono veramente
passando anche attraverso chi non sono. Come la massima che ogni volta Franco Loi, quando entrava in casa sua, dopo 10 minuti di discorso, che è un poeta che vi ho letto prima, lui diceva: no, no, per me la massima suprema è conosci te stesso. Sapete, no? Sul tempio di Apollo ad Delfi, che anche questa è una frase ambivalente. E James Hillman, nel Codice dell'Anima, un altro delle mie Bibbie, in realtà riprende, se non l'avete letto, riprende la figura del daimon, cioè del demone, ma non come lo intendiamo noi occidentali, ma per i greci il daimon era proprio la natura propria, quella vocina che in realtà è il tuo destino, vuoi che sia nel DNA o in qualche altra parte si può chiamare anima, lui la chiama così. È ovvio che ogni volta che esco e non ascolto, non mi ascolto, non ascolto gli altri, che come diceva Franco Fortini, dicono chi sono. Una sua poesia bellissima dice: io ci sono perché tu me lo dici. Che è un'altra frase stupenda. È chiaro che per attraversare a volte il buio ci vuole un lumicino. Diceva Antonia Pozzi: sappiamo le spine di tutte le siepi. Che è un'altra frase stupenda. E siamo ferite riempite d'oro. E noi c'è sempre un bambino che piange, e chi lo saprà consolare? I bambini si rompono facilmente, si rialzano, ma solo per non darti pensiero. Sembra che vada tutto bene, ma non è vero. I bambini si rompono se non alzi la testa, se non ridi mai. Si rompono molto prima di volare dalle finestre, giù per le scale, si rompono per molto meno. Se il loro letto cambia di continuo, se bari, se li vuoi comprare, se mangiano troppo spesso da soli, se non c'è una porta tra dentro e fuori, se non ti ricordi nemmeno questa volta. E a lungo aspettano sopra i marciapiedi, esce da loro un sangue che non vedi, rotti, spezzati, cercano riparo dentro un albero, affondano le mani nel pelo folto di un cane, seguono con un bastone un fumicello spezzati e rotti, gridano senza parlare, tirano giù a sassate un nido d'uccello, rompono le uova a terra, mentre dal guscio del loro petto esce un liquido, un pallido sole gemello. Questa invece era Silvia Vecchini, dal Piccolo Canzoniere. Il dolore, in realtà potrei leggervi 6 milioni di cose sul dolore, ma ce n'è uno secondo me bellissimo. Scusate, eh? Pausa. Come? Dice: ogni filo d'erba ha un proprio angelo che lo incoraggia sussurrandogli: cresci. È così che è scritto nel Talmud. Mi è capitato spesso, nei periodi più duri, quelli di transito, di passaggio obbligato o di richiesta di totale abbandono, a misteriose e quasi invisibili tracce, che spuntassero creature a incoraggiarmi, a sussurrarmi: cresci. Non in modo imperativo o severo, ma più come incoraggiamento, un ce la farai. Diventa più grande del problema. E certe volte nemmeno quello, semplicemente uno schiudersi di magia in incognito, sotto innocua parvenza. E anche queste, scusate. E poi ci sono le ferite che non guariscono, quelle che non guariranno mai. Sono le ferite che difendo con dignità, vanno tenute in vita. Non si accettano inviti a dimenticarle, a placarle, a domesticarle. Non si può preferire il benessere alla verità. E ci verrà offerto molte, molte volte dalle più diverse persone. Ci diranno che le ferite restano perché non si perdona, o sapremo che perdono significa oblio. Ci diranno che soffriamo perché non lasciamo andare, e sapremo che si tratta del complotto per salvare la faccia ai violenti, per coprire il mare, per zuccherarlo e vivere nella menzogna. Sulla lavagnetta della cucina la mia amica Stefania ha scritto questa frase di Adrienne Rich: chi non ha memoria vive nella menzogna.
Esiste una lotta tra chi vuole fare del mondo un posto grazioso, avvolto dal pensiero positivo e dal nascondimento delle tenebre, e chi nelle tenebre c'è stato, ne ha i segni addosso e vuole vivere, ma non vuole dimenticare. Vuole stare nell'onore del vero. È una lotta all'ultimo respiro. Non bisogna soccombere e non si tratta di diventare violenti, ma saldi, decisi, feroci. La verità dell'esistenza, la dignità di portare ferite non si tocca e non si tratta. Non si scende a patti. Il mondo è anche un inferno e chi c'è stato vuole ricordarlo e dirlo. C'è questa altra poesia di Beatrice Zerbini che dice: mi fanno male le vite degli altri, cincischio anch'io a testa in giù, dentro a tutti i raccoglitori di abiti usati e nei cestini dei rifiuti casto anch'io. Mi affaccio sullo scarto, con perizia, riverisco l'immondizia di questo mondo e fanno male tutti i colori, i calzettoni dismessi, i cartoncini, i mozziconi, l'unto sulla carta dei grissini. Di noi umani mi fa male la zampa zoppa dei cani e il ludibrio dei baffi tagliati ai gatti. Mi fanno male le ali impigliate alle reti e ai fili spinati. Che male i topi. Mi fa male la bimba sgridata per strada alla mercé dell'umano consorzio. La viva e memoranda umiliazione mi fa male. Mi fa male l'ospedale e un'ambulanza parcheggiata per il fortuito fato di un altro disgraziato. Mi fa male ogni vecchiezza, vecchiume, e che male che fa l'ignara giovinezza. È una ferita la folla, e anche la mia sanguina in cima, come un punto inutile di altri malanni. Soffio via il luridume, il terriccio, lascio che sgorghi sopra acqua corrente, a fiotti di convincimenti. Tornare qui, nel piccolo, nel respiro, metterci il sole, metterci che sono viva e un po' guarire il male del mondo, ma il mio no, finché non viene una che mi assomiglia e le fa male la mia vita e io sono l'altra, quella guarita. Anche Cristina Bellemo ha scritto quest'altra poesia. Raccoglimi, che io mi sono sperso, tutto in giro, rimettimi insieme, pezzetto per pezzetto. Guarda, sono lì sotto al letto, dentro l'armadio, sul davanzale, in fondo al viale e in fondo al male. Controlla la borsa, frigorifero, lavatrice, ripostiglio e nel bagaglio. A mano rovista piano, con pazienza, che io non mi resti senza. Raccattami, come briciole di pane, come se tu avessi fame. Fai presto, per favore. Fai prima del vento, del nero del mai. Nelle fiabe, attraverso la poesia. A volte c'è un altro pezzettino, sempre invece in un altro romanzo che si chiama Fino alle braci, che non vi sto a leggere nemmeno quello, ma c'è una delle protagoniste che scrive nel diario che fanno tutto bene gli altri. E a volte il dolore è anche paragonarsi, soprattutto in questo periodo da social, dove l'ego vetrina, come la chiamo io, dà il resoconto delle vittorie e mai delle sconfitte, degli inciampi, hai solamente questa parte grandiosa. E se ti dimentichi che appunto è una vetrina, è semplicemente una piccola parte della vita di qualcuno, allora lì davvero l'imitazione e di nuovo l'uscire da quello che si è veramente porta a una sofferenza. E dico questo perché sono piene le neuropsichiatrie con ragazzi che non hanno, che hanno corrispondenze, come dire, di specchi sbagliati. E quindi come fare? Non lo so. Aspettare che escano dagli schermi e poi stare con loro, essere curiosi, proporre altro,
ascoltare quello che loro ascoltano, provare a capire la loro lingua e poi non riuscirci del tutto, perché è giusto così. Bisognerebbe provare a non proteggerli, questi ragazzi, del tutto, sempre da tutto. E bisognerebbe provare a non diventare loro coetanei, super giovani tutti, gli amiconi. Però anche togliere il giudizio a priori, dire ho capito tutto io e tu niente. Bello quando c'è uno scambio, quando impari, anche da chi magari ha 40 anni meno di te. E soprattutto ripensare ai nostri di 10, 12, 16 anni, che momenti tremendi e stupendi. Non, anche a voi è capitato, io a 13 anni mi sentivo uno sbaglio. Non è mai passata del tutto questa sensazione, però lì era proprio l'inadeguatezza. Sentirsi sempre fuori posto, però poi a un certo punto mi sono anche accorto che c'è un bellissimo passo del Vangelo, che a un certo punto Gesù dice, dicono di Gesù che non aveva pietra dove posare il capo. E questa frase mi gira in testa da 30 anni, perché mi è rimasta questa sensazione di non avere davvero una pietra su cui posare il capo, di irrequietezza, di inquietudine. Però bisognerebbe dire ai ragazzi e anche ai bambini, dico spesso, veramente viva chi non si accontenta perché continui a cercare le cose. E chi meglio dei potenti vulcanici bambini e bambine, ragazzi e ragazze? Si può dire loro che è un pregio sentirsi sbagliati, che cercare il proprio nome, i propri nomi è un viaggio bellissimo che può durare anche tutta la vita. L'altro giorno sono entrato in una classe, in una quinta, e c'è un ragazzo che è seguito perché ha diversi problemi dal punto di vista cognitivo, ma in realtà è fantastico. E lui mi ha detto, sono nato difettoso. E lì è stato bellissimo, perché io per 10 minuti ho detto, oh, meno male, qualcuno come me. E lui ci è rimasto malissimo. E gli ho spiegato però che il difetto a volte porta tante cose belle nella vita, che una mano prende e una mano dà, diceva sempre mio nonno. Di questa cosa ho scritto sempre un racconto di una ragazza che finisce all'interno di un cellulare e ci rimane intrappolata, ritornando al discorso di prima. E ci sono 2 o 3 meravigliose parti che adesso vi sentirò, ma che vi invito ad andare a leggere, sempre nelle parole sono importanti, di Marco Balzano, che parlano dei social. E, però vi leggo un'altra poesia. Una cosa però sì, perché la trovo formidabile. Che è proprio bella. Prima dei social network l'amicizia si faceva. Si andava al mare e ci si faceva degli amici. Si cambiava città e si stringeva amicizia con nuove persone. Poteva capitare di incontrare qualcuno e di farci prima amicizia e poi l'amore o viceversa. Del resto entrambe le parole hanno la stessa radice, am, e il senso di amare in latino è assoluto, riguarda cose e persone, sfera erotica e sentimentale. Concerne la stima e la simpatia. In amicizia come in amore è questione di continuità, di conoscenza, di affinità, di esplorazione. E tutto questo è molto altro quello che nei sentimenti chiamiamo fare. È un costruire, ossia cum struo, sovrapporre degli strati. L'obiettivo infatti è ammassare ordinatamente con criterio in modo che si possa arrivare in alto, salvaguardando l'integrità del tutto. I social network, ma non solo, hanno preso la parola amicizia, una parola ampia, antica, e l'hanno recisa dal suo fare. Infatti l'amicizia sul web si dà. Non si crea, non si costruisce, si richiede. In questo dare c'è chiaramente una concessione che colloca chi dà in una posizione di superiorità rispetto a chi richiede. Dare l'amicizia. Poi non corrisponde a conoscere la persona, perché alle spalle non c'è stato nessun fare. Dare, infatti, sarebbe un atto successivo al fare amicizia. È concedersi dopo che sentiamo con forza dei sentimenti, dopo che li vediamo accolti dall'altro, dopo che percepiamo fiducia. Cominciare col dare, un dare che però non significa darsi. Può invece bruciare i passaggi precedenti, come l'interesse, il corteggiamento, il contatto. Anzi, può accadere che dopo questa concessione, che ci include, ma non ho detto che ci accolga, non ci sia più niente da fare. Tutto in un attimo si esaurisce e con lo stesso assenso distratto si passa alla richiesta successiva. In realtà i social io penso che siano uno strumento
io ho conosciuto delle persone stupende poi attraverso i social, ma le ho conosciute poi di persona. E c'è questa, forse mi commuoverò, in casa toracica, Cristina Bellemo, sempre. Perché non rispondi, papà? Ti ho mandato un messaggio su WhatsApp. Ormai è passato il pomeriggio, sono quasi le 7. Ho visto che l'hai letto. Sai, l'ho visto dalle virgolette azzurre. Ma tu non mi rispondi mai. Tutto tace nel display. Forse è che non sono capace di scrivere le cose importanti. Quelle dei tuoi contatti. Quanti ne hai? E gli rispondi subito. Non aspetti neanche un minuto. Perché non rispondi, papà, a me? Perché lo so, io non sono roba di lavoro, non sono urgente io. Però ti volevo dire, nel mio messaggio, ti ricordi, oggi c'è stato il saggio. Mi sono preparato col pianoforte di Maria. Siccome non ce l'ho, a casa mia lo suono a casa sua. E lo suono benissimo, lo stesso la canzone. Vedrai, ci faccio un figurone. Perché non rispondi, papà? Adesso il saggio è finito. Comunque io sono qua. Avrei preferito che tu ci fossi. Però pazienza, dai, è andata bene. Anche senza di te. Sono allenata alla mancanza. Ho pensato che ti cancello, eh. Che ne dici tu? Ti cancello dai miei contatti. Così non serve più che diventiamo matti a non risponderci. Ecco, ti ho rimosso. Chissà se te ne sei accorto. Ora non posso più vederlo comunque. Comunque, io sono qua. Papà? Ok, dopo tutta questa struggenza però, esatto, ci sarebbe il movimento dell'errare e dell'errore, che io parto subito con una grandissima poesia di un altro dei miei eroi. Li vedo, eh? Sono quasi giunti alla conclusione. Dov'è? Ahimè, a vita, di queste domande che ricorrono, degli infiniti cortei di senza fede, di città piene di sciocchi, di me stesso che sempre mi riprovero, perché chi più sciocco di me e chi più senza fede? Gli occhi che invano bramano la luce, di meschini scopi, della battaglia sempre rinnovata, dei poveri risultati di tutto, della follia che vedo sordida camminare a fatica attorno a me, dei vuoti e inutili anni degli altri, io con gli altri legato in tanti nodi. La domanda, ahimè, la domanda così triste che ricorre, che cosa c'è di buono in tutto questo, ahimè, a vita? Risposta, che tu sei qui, che esiste la vita e l'individuo, che il potente spettacolo continua e tu puoi contribuirvi con un tuo verso. Sempre Balzano dice che captivitas, in latino è la parola che vuol dire gabbia, e lui la ricollega alle parole cattive, le parole che imprigionano, mentre la parola buona libera e dovrebbe risuonare nel cuore di chi ascolta e attraversare la sofferenza, trasformarla, appunto come diceva prima, dare credito, far credere. Perché un'altra cosa che non c'è più concessa è lo sbagliare. Che bella questa cosa, no? L'errare, l'errore. Lui sbagliare fa bene, no? Cadere è la parte del gioco. E una persona che conoscevo, che adesso non c'è più, diceva sempre che ci si sporca sempre le mani a impastare il pane, che è un'altra cosa bellissima. E un'altra cosa che dice invece Chandra Vivekanandiani, sempre
nel libro che vi ho letto prima, è il monaco che sbaglia strada ritorna con più riso. E questa un po' ve la spiego, perché l'ho sentita anche da lei, un po' già la sapevo. Perché se faccio la stessa strada, le persone ormai mi conoscono e quindi mi daranno sempre la stessa quantità. Se sbaglio strada, incontro qualcuno di nuovo e l'imprevisto di aver incontrato qualcuno di nuovo mi farà portare a casa più cibo quella volta. Così come Tagore o Tagore, vi giuro che non ho ancora capito come si pronuncia, l'ho chiesto anche agli indiani e anche loro avevano due pronunce doppie, ve lo giuro. Se si chiude la porta a tutti gli errori, anche la verità resterà fuori. Non carina questa, però la Vecchini sempre. E Rodari diceva un'altra cosa fantastica, fra l'altro, che non è che solo sbagliando si impara, è un vecchio proverbio. Il nuovo proverbio potrebbe dire che sbagliando si inventa, sempre nella grammatica della fantasia. Ed è troppo vero, tante volte quando facciamo i laboratori dico no, prendete l'errore, magico e meraviglioso errore, perché vi porta da qualche altra parte, vi porta verso qualcosa che non vi aspettavate. E così sono anche gli incontri inaspettati di quando camminiamo per strada e c'è qualcuno che non avremmo mai incontrato se non ci fossimo persi. Altro movimento, e vado abbastanza veloce, è quello dei maestri. Qui sarebbe bello dedicare una serata solamente maestri e scuola, perché in realtà anche qui ci sarebbero 3 ore e mezza. Nelle parole sono importanti, il concetto di scuola è veramente bellissimo. Anche quello di maestri, l'etimologia, dove l'ho messa. Scuola però, solo un pezzettino ve lo leggo perché lo trovo formidabile. Io non lo sapevo. Adesso andiamo all'origine della parola. Scuola deriva dal greco skolē, un sostantivo che vuol dire vacanza, riposo, tempo libero. La vacanza è ovviamente dal lavoro. Nell'antica Roma, benché scuola sia una parola più greca che latina, le cose funzionano in maniera analoga. Scuola viene associata in termini espliciti all'educazione, intesa etimologicamente come la conduzione da uno stadio inferiore, fisico e culturale, a uno superiore, educere, portare fuori. Da una posizione a un'altra. In tutto il mondo classico vi è dunque un'idea di abbandono del lavoro e della mondanità per concentrarsi su un apprendimento e su un esercizio, studium, che porteranno al raggiungimento dell'humanitas, parola che più di tutte racchiude l'idea di educazione del mondo romano. Potrei andare avanti un'ora. C'è anche la parte dei maestri, in realtà molto bella, però preferisco passare da un'altra parte. Stefan era un vero maestro, non tracciava mai per te la strada, ma ti regalava la visione di quello che potevi diventare. Anche quando sbagliavi strada e ti diceva no, aveva fiducia in te, fiducia nella tua realizzazione, nel diventare te stesso. E quando arrivavi da lui, ti allargava le braccia e ti diceva benvenuta e ti abbracciava, perché diceva che eri perfetto così, anonimo. E sempre nel romanzo della bambina, la nonna, che è una vecchia cicciona e zingara, sporca e terribile, che in realtà è la grande maestra della bambina, dice: puoi indirizzare la tua vita, progettare il tuo futuro, ma devi essere sempre pronto a meravigliarti per quello che non ti aspetti. Quando la vita è improvvisa, lì viene il bello, e poi tutto accade quando deve accadere. Il maestro, appunto, ti aiuta a fare esperienza e ti aiuta ad avere un cuore che brucia, che è un'altra poesia che vi leggo, che ho scritto io, ahimè, per voi. Un cuore che brucia non si strappa dal petto, ma si accudisce, si fa maestro. Un cuore che brucia è come lava al centro di un momento. È la tensione dell'elastico, la bellezza di un mistero. Un cuore che brucia è la fame, l'attesa sul ciglio del burrone, il fiato corto delle promesse. È guidare la bicicletta senza mani. Un cuore che brucia insegna il canto dei lapilli. La sua brace è nascosta negli occhi degli altri. Un cuore che brucia intona, suona, perdona. E voi a volte davvero non lasciamo bruciare gli altri, non lasciamo bruciare nemmeno noi stessi, in realtà. Veniamo ammaestrati e ammaestriamo. E scusate, ma c'è un'altra che a me piace molto, che
che fa così: allenarsi all'abbandono, mollare la presa che ferma il sangue, addormenta le mani, mettere i piedi nudi sulla possibilità di una strada, stare col male dei sassi, fare delle cicatrici baci, lasciare aperta la porta di casa. E ancora, oltre a me, Silvio Vecchini: il più delle volte non serve sprangare le porte, bruciare ogni fuso, vietarne il possesso, proibire l'uso. Ci sarà sempre una porticina aperta, una vecchina che fila, una scoperta, qualcosa che non sai neppure cos'è, uno sbaglio fatto apposta per te. Non sempre, ma a volte occorre pungersi, sanguinare un poco, dormire tutto il sonno che viene dopo, sorbirlo come una medicina per svegliarti diversa da come eri prima. E davvero, sono gli ultimi due piccoli movimenti. Ok, attraversare il dolore, eccetera, ma io penso, come vi dicevo all'inizio, le parole, io provo a farmi attraversare dalle parole per cercare gentilezza, e anche questa parola diceva tanti anni fa Mariangela, un incontro, una parola slavata ma straordinaria, che è la parola amore. Vi leggo una bellissima poesia, sempre di Roberta Castoldi, che fa così: quando l'amore mi sproporziona, senza tecnica né pratica, in tutto il corpo o nella mente che traspare sola, vetri e verande, e mi consiglia come una strada un fiume. E poi ho preso questo libro soprattutto per questa poesia. Chi ha un vuoto da mancare ogni giorno, come una curva che non prende la parola, ma per lo scontro appena fuori. Io sono un incidente di bosco e grammatica. L'amore. Ricorro ancora a Gigi, in realtà anche di Gigi, gioia, amore, sono vocaboli che tornano anche in Ti aspetto nella mia casa disordinare. Sono un po' indeciso, Gigi, se vuoi essere sincero. Però no, dai, dico la prima, che tu leggi così bene, questa sicuramente la distruggo. E che mi sono un sacco. La nota più difficile è la gioia, quella che da più tempo abbiamo scordato, la parola più difficile da pronunciare, la più incompresa. Non provare a comandarla, la gioia, non è un dispositivo da attivare. Chiedi la misura della gioia a un albero, impara dai fiori, osserva la terra. Torna indietro, fino al preciso momento in cui hai rotto il suo patto. Cos'è successo? Come sei precipitato? Chi ti ha chiuso nelle cantine buie della malinconia? Frana, da tutti i suoi saperi, riapri le stanze, riapri le stanze. E sempre Beatrice dice in questa poesia: se siamo felici ora, che quando usciamo fuori c'è il ghiaccio, e che dobbiamo, nel ricurvo delle schiene, grattare via la notte. Se vogliamo vedere bene, pensa fra un mese, pensa in primavera, pensa con le scapole leggere, ritte le spine dorsali. Pensaci, pensaci con le ali. E pensa darsi appuntamento, dirsi un poi. Pensa quando il sole sui parabrezza non lascerà uno scampo e farà più chiari, se si può ancora, gli occhi. Pensa se siamo felici ora, quanto allora, quando con le fronti scottate dalla stagione avremo da ricordare un noi invernale e stupiremo chi non abbiamo davvero mai avuto freddo, nemmeno allora, che è poi quest'ora che siamo noi così felici da dirci poi. E arrivo davvero alla conclusione, spero davvero di non avervi annoiato. Credo tante altre cose che avrei voluto leggervi, faremo un'altra serata.
C'è un'altra poesia che a me piace molto e che in realtà è stata scritta nel momento in cui eravamo tutti chiusi in casa e fa parte invece di Manuale d'Incanto, che è nato come poesia in rima e illustrazioni della mia amica Alessandra Di Consoli. Ma questa è una poesia che in realtà è stata letta in tantissimi contesti ed è nata, non è vero solo per i bambini, è nata principalmente per me di nuovo, per guarire certe cose. E fa così. Sotto la terra si è fatta una tana. Lei è seme e radice, è la promessa del mondo che cresce felice. Scompare ogni fretta nella sua sacra lentezza, docile e nuova la sua infinita dolcezza. Sa che rovi e spavento non fermeranno il profumo. Tornerà primavera negli occhi di ognuno e che verrà per tutti quel perfetto momento in cui saremo prato, carezza di vento. Sapremo che ogni colore è un modo di essere gentile e che per imparare ad amare bisogna prima sparire. E vi lascio con queste due ultime poesie. Una è Il giuramento di Mariangela Gualtieri. Anche su questa forse mi commuoverò. Dice: giuro per i miei denti di latte, giuro per il correre e per il sudare, giuro per l'acqua e per la sete, giuro per tutti i baci d'amore, giuro per quando si parla piano la notte, giuro per quando si ride forte, giuro per la parola no, e giuro per la parola mai, e per l'ebbrezza giuro, per la contentezza lo giuro. Giuro che io salverò la delicatezza mia, la delicatezza del poco e del niente, di poco poco. Salverò il poco e il niente, il colore sfumato, l'ombra piccola, l'impercettibile che viene alla luce, il seme dentro il seme, il niente dentro quel seme, perché da quel niente nasce ogni frutto, da quel niente tutto viene. E mia Gallegos nella cruna del lago, ed è veramente l'ultima. All'amore sono giunta con un grido di seta e ci ho messo le guance, il corpo e la coscienza. Niente è rimasto di me, neppure una lettera, neppure uno specchio in cui riconoscermi, ma ho imparato a passare per la cruna del lago, cioè a perdonare sinceramente, a lasciare la pelle nel filo di ferro, a ferirmi dalla testa ai piedi. Ho perso tutto. E quando ho capito che non sapevo difendermi dalla gente, ho risposto con una sberla di dolcezza. Perché io lo so che solo i dolci erediteranno la terra. Grazie. Allora, tesseratevi, lì ci sono anche tantissimi altri libri che questa sera non ho letto per non distruggervi ulteriormente, e là ci sono anche dei miei libri, li trovate qua, ma questa è un'altra cosa. Volevo ricordarvi tutti gli appuntamenti del Gabbiano, iscrivetevi alla newsletter, davvero supportate l'associazione, perché io penso che facciano delle cose incredibili e che ci sia davvero tantissime occasioni di conoscere cose belle. Tante volte l'imprevisto qua accade, di possibilità anche che l'associazione vi dà.